Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi nuovo video. Penso che sia più di un anno che non ne faccio uno di questa tipologia. Oggi video haul. Video haul sulle miriade di cose che ho acquistato con questi saldi di gennaio, con questi saldi invernali. A dir la verità, non sarà un vero e proprio spacchettamento, perché io quando compro una cosa non ci duro, la devo utilizzare, la devo indossare subito. L'unica cosa che ho acquistato e che non ho ancora indossato in realtà sono due. Partiamo magari da una di quelle, e sono, scusate se mi allungo, ma sono delle, a mio parere, meravigliose scarpe che ho acquistato su ASOS. Allora, sapete che io non ho il piedino da fata, ho un 41 abbondante, sono 1,75, non potete neanche pretendere che abbia il 37, ok? Ho trovato loro, saranno belle! Ovviamente queste non le posso utilizzare ora perché sono leggermente aperte. Però secondo me sono stupende. Tra l'altro sono un 42, ragazze, piedone come me. Guardate su ASOS perché ci sono delle cosine veramente veramente carine. E secondo me, a parte il fatto che in questo caso sono delle wide fit, quindi a pianta larga, perché oltre ad avere il piedino da fata ce l'ho a papera, quindi tutto quello che è fatto un po' a punta a me dà fastidio, perché qua di solito è stretto. Invece in questo caso, se andate a digitare quando cercate le scarpe su ASOS e scrivete, non so, sandali oppure ballerine oppure décolleté, se aggiungete la parola wide fit, vi mettono soltanto ed esclusivamente le scarpe a pianta larga, che quindi avranno questo punto più largo di quello che è una scarpa normale. Ma saranno carine, cioè io non vedo, adesso non so come prenderle in mano perché vabbè, sono pulite, non le ho mai usate, però sono carinissime, sono iper comode, perché avete mai visto una scarpa con la punta comoda? No, e invece queste sono super comode. Sono un po' particolari perché hanno questi colori sgargianti e questo filo di lurex che secondo me rende il tutto un pochino più, insomma, estroso, però mi piace tantissimo, mi piacciono tantissimo, non vedo veramente l'ora di metterle, perché secondo me con un abitino un po' più basico, insomma, si fa una gran figura. Sicuramente quando le utilizzerò vi farò vedere l'outfit che ho pensato per loro. E niente, queste le ho pagate 29 euro se non vado errata. Ovviamente come sempre io arrivo ai saldi e le scarpe non le trovo mai in saldo, quindi questo penso che sia l'unico capo non in saldo che ho acquistato, ma ho trovato il 42 e l'ho preso subito. 42 white fit, 29 euro su ASOS, in un giorno e mezzo mi sono arrivate e sono iper iper felice. Quindi queste ho già visto che ci sono anche in velluto color turchese a coste. Ciao, sono il prossimo acquisto, sappiatelo. Bene, ora che vi ho parlato delle mie scarpine, passo magari ad una cosa un pochino più basica, molto basica, ma che secondo me tutti nell'armadio dobbiamo avere. L'ho acquistato sul sito di H&M ed è una semplicissima t-shirt bianca con le maniche lunghe. Sì, sembra un lenzuolo perché io non sono proprio magrissima. Questa invece l'ho acquistata in saldo e l'ho pagata 6,99 euro sul sito di H&M. È completamente in cotone ed è della linea Basic. T-shirt con questa maglieria molto molto fine e sottile, che però secondo me in questo momento si utilizza tantissimo, perché magari messa anche sotto a un felpone così come questo, o comunque un qualcosa che non è propriamente pesantissimo, vi permette un attimo di coprirvi senza mettervi la canottiera della salute, che io è una cosa che odio e non l'ho mai usata, l'ho sempre odiata, scusa mamma. Però questo mi sembra un ottimo, insomma, compromesso. Tra l'altro mi piace tantissimo messa con i pantaloni a vita alta, perché essendo sottilina non va a segnare quello che rimane della maglia sotto al pantalone e insomma
mi piace molto e l'ho acquistata sul sito di H&M, tra l'altro iscrivendomi al H&M Club, che vi dà l'opportunità di avere tantissimi sconti e di non pagare le spese di spedizione, avete il reso gratuito. Quindi se ancora non vi siete iscritti all'H&M Club sul sito di H&M e volete comunque acquistare sul sito di H&M, fatelo, perché vi dà un sacco di agevolazioni in più che normalmente non avreste. Quindi questa è una. Poi ho preso, sapete che io sono un amante dei mercati, sì, lo ammetto, sono una proprio amante dei mercati e mi piace andare a cercare i banchi che hanno le cose belle, fatte bene, con dei bei tessuti, probabilmente fatte in Italia, insomma persone che sono probabilmente italiane e che cercano di riproporre al mercato quello che magari si propone in un negozio vero e proprio. Io ho trovato queste due sciarpone, ragazze, quanto sono belle! Allora, sono meravigliose, sono enormi. Io queste le ho trovate al mercato di Zola, per chi è di Bologna sa cos'è Zola Predosa, e guardate se non è meravigliosa, è enorme, che sono riapparsa. E adesso non mi ricordo se c'è rimasto il patacco dove c'è scritto di che cos'è, di che materiale è, ma non credo, sì invece. Ed è 20% lana e 80% viscosa. Allora, la nonna, che era sarta, mi insegna che la viscosa è un tessuto che ci piace perché rimane fresco, isola e non fa male alla pelle. Quindi io mantengo alto questo pensiero e quando leggo viscosa sono contenta. Questa è una e questa è l'altra. L'ho vista gialla ocra, ho detto è mia. Poi vabbè, c'ha tutti i sprangioloni che mi piacciono un sacco e questa ha la stessa identica composizione, perché proprio il tatto è identica. Dov'è qui? Anzi no, non è vero, questa è 9% lana, 53% viscosa e 38% acrilico. Però insomma piace un sacco, oggi questa me la metto. È super morbidosa e secondo me quando si trovano delle sciarpe così cicciose, avvolgenti, bisogna prenderle, perché può essere un ottimo complemento del nostro look e comunque vi coprono bene, cioè vi proteggono, quindi ben venga. E le ho pagate 7 euro l'una, perché ovviamente avendole acquistate la prima settimana di gennaio, la seconda settimana di gennaio cominciavano già ad esserci i saldi anche nei mercati. E quindi l'ho comprata 7 euro l'una e invece partivano dai 20-25 euro l'una, quindi ottima pazza, come si dice a Bologna. Poi la mia mammina mi ha fatto un regalo bellissimo. Siamo andate da Zara, perché quando ci sono gli sconti io e la mamma andiamo assolutamente da Zara, e di solito trova lei e io no. E nei saldi si sa, le taglie che rimangono comunque anche all'inizio saldi sono taglie per chi ha massimo una 46, ok? E invece, guardate la meraviglia. Io ovviamente l'ho già indossato, perché io, ripeto, non riesco a non indossare un capo dopo averlo acquistato. Quindi io ho tempo di lavarlo, asciugarlo e me lo metto. Quindi sì, ho messo un po' insieme tutto quello che ho acquistato. E questo invece me l'ha regalato lei, sarà bello. Non so cosa riusciate a vedere. Ha questo scollo a V e i bottoncioni che vanno giù lungo lungo. Non è propriamente taglio impero, perché rimane come taglio quasi a metà seno, però è portabilissimo perché è molto morbido. Ha questa manichina cicciosa puffosa col bottoncino, mi piace un casino. Anche questo appena lo indosso in modo da poter fare una foto ve lo faccio vedere. Ed è della TRF Collection ed è fatto in Turchia ed è di Zara. Quindi questo è uno degli abiti che sto amando di più in questo periodo, perché è super comodo ed è caldoso. Se volete sapere la composizione è... Perché secondo me è sempre interessante sapere la composizione di un abito, perché... Allora, 65 poliestere, 32 viscosa e 3% elastane, proprio perché c'è un elastico in vita. E mi piace
tantissimo, super morbido sulla pelle, caldone, top, grazie mamma. Poi, altra cosina che ho acquistato, cosina, insomma, sono un po'... mi sto un po' vergognando perché sono un po' laghi in video. Altra cosa che ho acquistato sul sito di H&M è questo meraviglioso pantalone a vita alta, sacchettino, si chiama così. Perché ha questa rouge, non so come dire, che rimane... aspettate che sennò non vedete un tubo. Che rimane così in vita, che fa il frus-frus, come dice la Micaela. E mi piace un sacco, sono iper comodi, arrivano proprio qua, in vita, altissimi, e sono morbidosissimi. Hanno due tasche qui davanti, sono di taglio molto maschile. Dietro non hanno le tasche, ma hanno le pants, scusate, ho mosso la telecamera. E secondo me vestono molto molto bene. Questi li ho pagati invece 19,99, li trovate ancora sul sito di H&M se andate a cercare, allo stesso prezzo. Tra l'altro ho già visto che ce ne sono di altre fattezze, tipologie, però sempre a sacchettino, sempre a vita alta, sempre più o meno con lo stesso prezzo, con dei colori meravigliosi. Ne ho visto uno color mattone che deve essere mio, ma lo sto utilizzando tantissimo e mi piace e ve lo straconsiglio come tipologia di pantalone. E poi un attimo solo che controllo se sto registrando, perché come sempre qua non si vede un tubo. Ok, aiuto. Poi, altra cosa che mi avete già visto nel video scorso è questo camicione che ho preso da Chiavi. Ta-da-da-da. Anche questo in sconto, l'ho pagato 12 euro, è 100% cotone, grossettino, quindi si sta comodissimi con questo qui addosso, ma vi svelo un segreto. È un pigiama, non è studiato, non è stato pensato per uscire, ma lo trovate nella sezione pigiami di Chiavi. Io penso che Chiavi faccia delle cose, alcune cose veramente veramente carine, ma soprattutto crea dei pigiami che sono perfetti da usare fuori. Quindi io spesso e volentieri ho acquistato dei capi che erano stati pensati come pigiami e invece li ho utilizzati all'esterno, fuori. E questo mi è piaciuto tantissimo, l'ho acquistato un paio di settimane fa e devo dire che è super approvato. Così come anche un altro vestitino che ho acquistato da Chiavi lo stesso giorno, che è questo, sempre molto... basico. Allora, è nero, non so da cosa si capisca in camera, con questi puaoni bianchi, un po' taglio anni 60, con la gonnellona molto larga, con tutte le frus frus qua sotto e la manichina con il bottoncino, che secondo me è una sciccheria, è carinissimo. Veste da Dio, e questo l'ho pagato 7-8 euro, sempre lì da Chiavi, ovviamente con gli sconti. E la composizione dov'è? Ta-ta-ta. L'ho tagliata, brava Melody, però secondo me è tutta viscosa, perché toccandola mi sembra proprio essere tutta viscosa. Anche questo, se andate in negozio adesso, penso che lo troviate ancora, sempre da Chiavi, che tanto è un regalo, ma siccome il video andrà in onda, andrà online, quando io gli avrò già dato ve lo faccio vedere. Eccomi qua. Praticamente io quando vado da Chiavi ho un grossissimo problema. Io vado sempre, capito sempre, nella zona bimbi, nella zona bebè. E adesso che ho la scusa per acquistare, perché sono diventata zia di una bambina bellissima che si chiama Virginia, ciao amore della zia, e io quando vado lì dentro, cioè io non posso assolutamente non acquistare qualcosa per lei. A parte il fatto che se fossi ricca, sta bambina sarebbe ricoperta di regali della zia Melody, ma ci sono una cosa più bella dell'altra. Ragazze, se siete mamme, se siete zie, se siete sorelle, avete modo di acquistare dei vestitini per i vostri bimbi, nipoti, figli, quello che è, e comunque volete una qualità medio-alta, a mio parere, e volete spendere relativamente poco,
Chiavi è perfetto perché ha uno stile che secondo me può essere molto duttile un pochino per tutti, perché c'è il basico basico e il super elaborato, quindi c'è un po' di tutto, ma allo stesso tempo il materiale è buono, i tagli sono fatti bene e soprattutto per i bambini c'è un sacco di scelta. Cioè, io l'ho vista, ma sa, cioè, sono innamorata, io non ho idea di che cosa si veda da video, ma guardate la meravigliosità di questa tutina, sarà carina, dai, con tutto il disegnino qua tipo Maya, è carina da matti, è in 100% cotone e è interessante secondo me per chi ha i bimbi sapere che questa tutina si apre tutta sotto, perché ho imparato che il cambio pannolino è sempre in agguato e quindi bisogna sempre, secondo me, andare a prendere dei capi anche quando si pensa di regalare un qualcosa a una mamma con un bimbo molto piccolo. Bisogna pensare che deve essere un capo facile da togliere al bambino, perché il bambino in 30 secondi magari ha appena mangiato, come minimo vi fa i suoi bisognini, quindi deve essere pratico questo regalo per la mamma in modo che possa non denudare completamente il bimbo e, però potergli cambiare il pannolino senza grossi problemi. Anche qui ha un'apertura qua dietro, questo in particolare è un 9 mesi, quindi è tra i 69 e 72 centimetri, 9 kg. Quindi alla Virginia andrà bene secondo me per la primavera, infatti l'ho preso così in cotone, adesso non è così grande, ha appena fatto 5 mesi e lo utilizzerà secondo me verso aprile più o meno e insomma mi piaceva tantissimo. Io tutte le volte che vado lì devo acquistare qualcosa, sarà bello, vabbè, bene. Adesso lo ripieghiamo, che così domenica prossima quando mi vengono a trovare qui a casa gli do il regalino. Quindi questo è uno degli acquisti che io ho fatto per la mia dolce nipotina. E, insomma, da Chiavi, se volete acquistare, volete fare un pensierino per un bimbo, una bimba, a partire dai 0 mesi ad arrivare ai 10-12 anni, secondo me c'è veramente qualsiasi cosa, quindi se non ci siete mai state o non avete mai pensato di andarci, fateci un salto perché sicuramente troverete qualcosina. Andando avanti, altro capo che invece ho acquistato con una mia amica, ciao Elena, da Zara con i saldi e ho speso 15 euro, sì, è questo, mi manca un pezzo, dov'è? L'avrò lasciata su, vabbè, è questo camicione super fluttuante, super morbidoso, con degli spacchi laterali, quindi davanti è più corto, dietro è più lungo, con le manichine così a palloncino strette al polso, e questo taglio sul décolleté che secondo me è molto molto carino, visto da dosso è molto carino, messo con un jean stretto o comunque con un pantalone scuro stretto stretto, sta da Dio, perché questa veste è tutta morbidosa, fluttuante, e ha la sua cinturina con il monile rettangolare dello stesso colore. È un po' un mix tra gli anni 80 e gli anni 90 che però mi è piaciuto veramente tanto. Io non so che cosa si possa vedere dal video così, ma anche questo è della linea Zara Basic ed è stato fatto in Cambogia. Composizione di questo invece dov'è? 15,95 per la precisione, costava 29,95, questo come potete vedere l'ho lavato ma non l'ho ancora utilizzato, dov'è? Non c'è, mi hanno trovato, no, c'è la composizione, è 100% poliestere, questo sicuramente non posso metterlo nei mesi più caldi perché morirei di caldo, però secondo me messo fra un paio di mesi può essere un'ottima idea di look quando vogliamo essere un pochino più fini ma non vogliamo essere super elegantone, ecco.
Quindi insomma anche di questo appena farò il look pensato, insomma vi farò vedere come ho pensato di indossarlo. Poi, e se dico poi così c'è un motivo. L'altro giorno ero in giro con la mia amica Silvia, ciao Silvia. E mi ha fatto conoscere un mondo che ho sempre guardato da lontano, perché non sapevo se avvicinarmici a questo mondo o dire, vabbè, ma l'ha già indossato qualcuno, non so. La Silvia mi ha portato in un negozio vintage, in un negozio che qui a Bologna si chiama Cose di Altre Case. Ebbene, sì, è un negozio dell'usato che ha qualsiasi cosa, ok? Va dall'elettronica al servizio di tè, che a me sembra un po' dell'Ottocento, ma sono di una meravigliosità impressionante, alle pellicce, ai maglioni, alle scarpe, alle borse, ai ninnoli da vetrina, a qualsiasi cosa e per tutte le tasche ora. Io ho sempre pensato che le cose usate o ti arrivano da qualcuno che conosci o ni, ok? Però quando ho visto la zona abiti, la zona giacca, la zona cappotti, la zona pelliccia, avevo gli occhi a cuore. Perché sono dei capi che io personalmente non mi potrei permettere, perché comprarli nuovi vuol dire spendere una svalangata di soldi, ma soprattutto per quanto riguarda il mondo pellicce, mi dispiacerebbe commissionare una pelliccia e far quindi, insomma, so come dire, so che sto entrando in un discorso un po' così, e quindi far del male a degli animali, ok? Allo stesso tempo penso che se ci sono dei capi che sono già stati realizzati, qualcuno, magari la persona che li ha fatti realizzare, non li vuole più, li mette in questi mercatini, in questi negozi vintage, secondo me è più rispettoso andare a riutilizzare, a riacquistare questi capi, che altrimenti rimarrebbero buttati lì. Non so come dire, non so come spiegarvi il mio pensiero, però è un po' quello che, è un po' il ragionamento che ho fatto. Di conseguenza, quando ho visto questo cappotto, cioè i miei occhi si sono veramente trasformati in due cuoricini pulsanti, e ora ve lo faccio vedere. Non so dirvi se è anni 90 o se è anni 60, perché non ho fatto la scuola di moda, quindi non so bene che cosa dirvi, ma è un cappottone in 95% lana e 5% cashmere. Lo adoro, è di una morbidosità pazzesca. Poi vabbè, ha il pellicciotto che penso e presumo sia volpe. E non so che cosa si veda. Ha il classico, come si dice, sottospalla, che ve la mantiene rigida. Ha queste manicone cicciose cicciose e secondo me è fatto veramente veramente bene. Un giaccone, un cappotto che è lungo fino a metà polpaccio quasi. E, siccome non ha nessun patacco di un brand, io, visto che sono nipote di sarta, mi sento di dire che sia un cappotto che sia stato realizzato o comunque da una sarta o da una pellicceria, comunque a mano da qualcuno, non è una roba da negozio. E devo dire che è veramente, veramente fatto bene. Tra l'altro mi va pure un pulchino largo, quindi con sotto dei maglioni è perfetto. E adesso ve lo faccio vedere perché da così sennò non si capisce assolutamente niente. E mi piace tantissimo perché è particolare. Io spero che si capisca qualcosa dal video. E così. È tutto morbidosissimo. Voi non avete idea della morbidolosità di questo cappotto. Bene, ora posso anche toglierlo. Mi piace tantissimo, io cercavo un cappotto un po' importante
da mettere, magari, non so, quando esco col cibi a cena o comunque nelle occasioni un pochino più importanti. E quando ho visto questo, scusate, torno in postazione. Sta sedia, ma com'è? Vabbè, facciamo finta che non sia successo niente. Vabbè, si smonta, fa niente. Cercavo un cappotto un pochino importante da utilizzare nell'occasione un po' così. E quando ho visto questo proprio mi si è spento il cervello, ho detto no, deve essere mio. Tra l'altro ho scoperto questa cosa che secondo me è geniale. E in questo negozio, e presumo forse anche negli altri mercatini, il vestiario, una volta che viene portato lì, dopo il primo mese ha un prezzo, dopo il primo mese viene messo al 50%, quindi questo costava 90, io l'ho pagato 45. Gioia delle gioie! Quindi sono iper felice del mio acquisto. Grazie Silvietta per avermi fatto conoscere questo mondo. Molto probabilmente il mese prossimo sarò di nuovo lì, perché ho già adocchiato delle cosine molto interessanti. E niente ragazzi, io ho finito il mio shopping di gennaio, invernale, come lo volete descrivere. E spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete domande, cose, scrivete qui sotto. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video, un pollice in su. E al prossimo video. Ciao!